Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Finalmente vi faccio vedere tutti i prodotti che ci sono dentro in questi sacchetti, i prodotti che ho finito e anche il mangiare. Li metto tutti insieme perché così almeno li posso buttare, perché sennò dopo se li lascio troppo nel sacchetto vanno male. Per cui vi faccio vedere tutti i prodotti. Ovviamente, dato che sono anche prodotti per la casa, questo è il primo prodotti finiti della casa nuova, cioè il primo video in assoluto dove vi mostro tutto quello che ho consumato. Ovviamente adesso vi farò vedere insieme, ma poi vi farò un video a parte dove saranno solo prodotti per la casa finiti e food di mangiare, eccetera. Iniziamo perché sono tanti, spero che questo video non dura tanto, però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like, seguitemi su Instagram. E un commentino qua sotto se voi avete utilizzato o provato queste cose che adesso vi mostro. Allora, per prima cosa, ovviamente vi dico se mi sono trovata bene. Iniziamo da questo. Questo qui è per la lavatrice, acido detersivo liquido disinfettante, praticamente elimina il 99% dei batteri. È di 23 lavaggi, è antiodore ed è nuovo. Questo l'ho provato, mi sono trovata bene, però diciamo che non è il migliore, per cui non è così eccellente che dico ok, lo ricompro, resta il mio preferito. No, per cui è buono, ma puoi comprarlo. Va bene, sì, ma diciamo che non è il mio preferito, per cui potrei ricomprarlo se è anche in promozione, perché adesso non mi ricordo quanto costava, però sì, non è male come prodotto. Poi, questo per il palché, questo è ottimo, è buonissimo, questo è The Emulsion Ravia Parquet, si chiama. Profumo lunga durata, detergente trattato con olio e cera, laminato, olio di argan. Allora, il profumo all'inizio si sente, poi dopo un po' va via. Questo costa quasi 3 euro massimo, non di più. Se in promozione lo straconsiglio di prenderlo subito, almeno per chi ha il palché lo consiglio perché è molto molto buono. Mi sono trovata bene, anzi ne ho preso un altro di questo. È un buon odore. Per un po' si sente e poi dopo giustamente va via. Però ve lo straconsiglio perché con questo mi sono trovata bene. Il mio è un vero palché e questo è il migliore. Per cui se avete un palché ve lo straconsiglio perché è buono. Poi vado a random, non vi faccio vedere prodotti, eccetera. Ad esempio, queste sono le capsule. Io ho la macchina del caffè della Dolce Gusto. Da ormai più di 9 anni che ce l'ho, più o meno. Per chi mi segue da tanto sa che la macchina del caffè ce l'ho da un bel po'. E avevo fatto già una recensione, bla bla bla. Comunque, adesso sto utilizzando questa macchina del caffè perché poi l'altra arriverà, quella nuova. Però per adesso, anzi, volevo fare una recensione su questa macchina perché mi sembra che non l'avevo fatta. E volevo farla. Comunque vi faccio vedere le cialde che ho utilizzato. Questo qui è quello nuovo di Espresso Napoli. Questo è molto forte perché è intensivo di 13. È molto forte. Sono 16 capsule dentro la confezione. Non lo ricomprerò perché io il caffè proprio forte non lo reggo e no. Questo è la prima volta che l'ho preso per provarlo, ma dato che è troppo forte non mi è piaciuto e non lo ricompro. Questo qua di Napoli. Poi andiamo con l'altro sacchetto. Ho provato questo qui, che è uno shampoo
tipo francese, diciamo che quando lavoravo in case vacanze, tutti i prodotti che la gente lasciava in case vacanze, giustamente, se erano quasi nuove o neanche l'hanno utilizzate, io li prendevo e li portavo a casa. Per cui calcolate che io ho trovato questo nel bagno, l'ho voluto provare, ne ho due, uno bianco e uno nero. Questo l'ho finito, l'altro è da finire. Vedrò come mi troverò anche con quello, però con questo mi sono trovata veramente bene. È ottimo, lascia i capelli morbidi, lisci, mi sono trovata molto bene. Da noi non c'è, ovviamente, ci dovrebbe essere, se non sbaglio, in Francia, e si chiama Tresemmé. Questo qua è un campioncino piccolino perché giustamente i clienti quando vengono in case vacanze lasciano i campioncini, cioè si portano i campioncini in case vacanze. Comunque questo qua, per cui è ottimo. Se andate in Francia o lo trovate oppure c'è su Amazon, non lo so perché non l'ho visto, ve lo straconsiglio perché è ottimo per i capelli. Poi ho provato questi, che è una novità di Galbani, si chiamano Amemi, i bocconcini di mozzarella a gusto di pizza, con croccante al riso soffiato. Sono 6 pezzi e sono cotti in padella. Sono molto buoni, li ho presi 2 confezioni. Sono due, sì, due. Per cui calcolate che sono 2 confezioni. Adesso vi metto qua una clip dove vi faccio vedere come sono e dentro. Sono molto buoni, sono strabuoni, ve li straconsiglio. L'unica pecca è che costano purtroppo sui 3 euro, credo. 6 pezzi, 3 euro, un po' costicchiano. Per cui, però, sono veramente buoni. Ogni tanto ci sa. Questi li mettete in padella, li riscaldate, perché tanto sono cotti e sanno di pizza. Sono molto buoni. Poi, sempre in tema, ovviamente caffè, ho finito questo che è di Starbucks. Io non so mai pronunciarlo. A parte che ho mal di gola e sto facendo fatica a parlare. Comunque, questi qua sono strabuoni, sono ottimi. Se li trovate al supermercato, prendeteli, perché ovviamente ha la macchinetta come dolce gusto che va in capsule. Questo qui è al Madagascar vaniglia macchiato. È molto buono, è leggero, molto buono, per cui questo qua ve lo straconsiglio, perché mi sono trovata bene, in senso come gusto. Poi ho finito questi, che questi li ho presi alla Lidl, mi sembra. Sì, ci dovrebbe essere il marchio. Sì, alla Lidl. Questi costavano poco. Sono anche questi compatibili con dolce gusto, infatti c'è scritto sotto. E questo è un cappuccino che sono due cialde. C'è dentro una cialda il latte e una cialda il caffè. Anche con questo mi sono trovata bene. È molto buono per fare il cappuccino veloce. È ottimo, per cui se avete la macchinetta ve li straconsiglio perché sono molto buone. Vado più veloce. Poi ho preso questo provolone dolce alla Lidl. E era solo uno, peccato perché il mio ragazzo ne voleva provare uno, però era meglio se ne prendeva due perché erano molto buone. Poi in regalo dentro, quando finivi appunto il provolone, dentro avevi tipo come si chiama? Tipo una ciotolina piccola in ceramica, dove adesso la puoi utilizzare per altre cose. Quella la lavi e la puoi utilizzare. Infatti lo vorrei ricomprare perché è molto buono. È sempre della Lidl. Se lo trovate, compratelo perché è molto buono. Non mi ricordo se l'avevo fatto. Sì, ve l'ho fa fatto vedere un video sulla spesa e niente, questo qui della Deluxe, per cui se volete provarlo, provatelo perché è buono. Andiamo avanti con un'altra cialda, sempre dolce gusto, latte macchiato caramel. Allora, questo ce n'erano dentro 8 e 8 perché
8 erano il latte e l'altro era, sono due cialde, che poi vabbè vi farò vedere anche quello, come si usa con queste cialde, che sono diverse. Questo sinceramente non mi è colpito molto, non era il massimo, però sì, è buono, ma non lo ricomprerei perché non mi ha fatto tanto impazzire. Però è buono, ve lo straconsiglio lo stesso. Almeno a me non mi ha fatto impazzire, poi a voi potrebbe essere che vi fa impazzire. Allora, queste sono le salviettine che sto utilizzando. L'ho presa a Risparmio Casa. Sono 60 salviettine per struccare. E per adesso certe volte non mi bruciano gli occhi, certe volte sì, dipende, non lo so. Questo qua costa 2 euro e qualcosa, neanche 3 euro. Con questo pacco lo faccio fuori dopo 2-3 mesi, perché ovviamente io non sono una che consuma le salviettine, nel senso non è che prendo una salviettina, mi strucco e poi la butto, no, fino a quando la salviettina non è consumata del tutto, in senso tutta sporca, io ovviamente non la butto, la metto dentro qui, e dato che non perde, diciamo, il liquido, poi la utilizzo, e per cui mi dura più di 2 mesi, anche 3 mesi riesco a utilizzare 60 salviettini. Questo ve lo straconsiglio se per caso avete Risparmio Casa, ve lo straconsiglio perché io per adesso mi sto trovando bene, infatti le ho finite, ho preso un altro pacco. Poi passiamo all'avocado e il lime della Calvé. Allora, questo è molto buono, si sente un po' il limone. Potrei ricomprarlo di nuovo perché secondo me con l'insalata questo è ancora più buono, secondo me. Io ancora non l'ho provato con l'insalata, ma dovrebbe essere ancora molto più buono. Non è male, è molto buono e io lo ricomprerei di nuovo. Per cui se lo volete provare, provatelo. Secondo me è buono. Poi, questo qua, il barbecue al miele, questo è buonissimo, sempre della Calvé. Sì, li ho presi tutti per provarli, ma perché non ve l'ho fatto vedere perché non ho registrato il video, però quando ho fatto qua Natale, che ho fatto la spesa, la seconda spesa di 400 euro di spesa, in poche parole ho preso anche tutte le salse, ma proprio tutte della Calvé, le volevo provare e dato che abbiamo, diciamo, fatto il Natale qui a casa mia per la prima volta, ho preso tutte ste salse, infatti le altre le sto ancora finendo, comunque è da Natale che ce le ho e questa è buonissima, per cui ve la straconsiglio anche questa perché è molto buona al barbecue. Poi se andate a Roadhouse, queste ci sono le salse e sono ancora più buone. Poi sacchettino concluso. Il primo, ce ne sono altri due. Allora, andiamo su questo. Ok, allora, dopo un bel po', dopo 2 mesi, a dicembre però, li ho trovati questi qui della Balocchi. Questo è al pistacchio di Mulino Bianco, la novità. Questi qua sono buoni, ma non colpiscono tanto, in senso che di pistacchio non è che si sente tanto, per cui non mi ha colpito molto, però sono buoni, se le volete provare provateli perché sono buoni. Anzi, poi c'è un'altra confezione piccolina di 4 biscotti, poi ve le farò vedere in un video, cioè in un vlog, e vi farò vedere come sono fatti dentro. Comunque sono buoni. Costicchiano anche questi un po' tanto, ma non ne vale, non ne vale il prezzo praticamente di quello del gusto, per farvi capire. Qui adesso si sta riempiendo il tavolo. Per il momento ho trovato questa posizione che è in sala, così almeno non vi posso spoilerare niente, ma tanto
Ho deciso poi di fare il video della cucina nuova, almeno quella ve la devo per forza spoilerare, per cui ci sarà il video della cucina nuova. Poi andiamo avanti, questi qua sono i cereali, cioccolato e latte. Allora, sinceramente non me li ricordo perché è passato un bel po'. Mi sembra che erano buoni. Questi qua mi sembra che erano buoni, però anche questi mi sembra che costavano un po', per cui non li ricomprerei. Non sono il massimo che dici wow, voglio ricomprarli di nuovo, no, però sono buoni, per cui ci può stare. Ogni tanto queste cose ci stanno. Poi, questi sono quelli che avevo mangiato a casa dei miei. Nella mia cameretta, questi erano buoni perché sapevano di fragola che frizzava, scoppiettava in bocca. Non sono mali, però ogni tanto ci sta, non sempre. Per cui sono buoni, ve li consiglio, ma per chi gli piace la fragola va bene, per chi non gli piace frizza, con la crema, diciamo che non ve li consiglio. Ad esempio, il mio ragazzo ne ha assaggiata uno, non gli è piaciuto perché dice troppo dolce. E infatti era un po' troppo dolce, però sì, dai, possiamo dire che sono buoni. Poi andiamo avanti con questi che sono dei fitness cookie cream. Questi qua molto buoni. Questi vanno bene per l'allenamento, per la palestra. Per andare al lavoro, che se hai di fretta e non puoi fare colazione, io di solito prendo questi, una confezione e via e vado. Questi qui sono buoni, questo ve lo straconsiglio. Ce ne sono dentro 4, se non costano più di 2 euro, ne vale la pena, se no lasciateli dove sono perché dopo che il prezzo è un po' esagerato per 4 cose, neanche morta. Poi vi straconsiglio anche il Parma, il Parmalat, questo qua latte, quello del moccaccino. Questo è già fatto, in poche parole lo mettete nella tazza, lo mettete nel microonde, lo riscaldate, oppure lo metterete in un pentolino e riscaldate questo latte moccaccino dentro il pentolino e praticamente la colazione è già fatta. L'avevo già fatto vedere anche su Instagram. È strabuono, anche il prezzo è un po' tantino, però sono 500 ml. E mi sembra che è senza lattosio. Vediamo se c'è scritto. No, contiene glucosio e lattosio. No, allora ho sbagliato. Allora mi sono confusa con l'altro, mi sembra. No, allora non va bene questo. Niente, pensavo che questo andava bene, ma invece, per ovviamente chi non può bere il che certi mi dicono, ma è mai con lattosio, eccetera. E direi che questo qua non va bene. Comunque è strabuono questo qua. Poi, sempre di Parmalat, ho preso questo qui, caffè latte, anche questo è strabuono, ve lo straconsiglio. Questo qua, stessa cosa, con 2 secondi avete fatto già colazione. Sono tutti e due buonissimi, per cui ve lo straconsiglio anche su questo. Poi vado veloce perché, allora, poi c'è anche le Baby Bubble, queste qui all'uva, uva e non ho capito cosa. Se trovate questo all'uva e al lime, non comprateli perché fanno schifo. Io sinceramente questi li ho provati, facevo fatica a masticarle, a mangiare come cicca perché sapeva troppo di uva e lime insieme ed erano proprio bocciati. Questi sono proprio bocciati, non ve li straconsiglio, lasciateli dove sono. Poi, questo è il cocco, praticamente ce la posso fare, ok? Sì, detergente, detersivo, va bene, ok, non ce la farò più. Vabbè, avete capito che è un,
quello per i denti, non mi viene più la parola. Sa di estratti di cocco, sa anche di cocco perché si sente quando lo mettete in bocca, della Mentadent White Now. Questo ve lo straconsiglio perché è buono e sa di cocco. Il det de Non ci posso credere. Non mi viene più la parola, giuro. No, davvero, non mi viene la parola. Comunque, beh, avete capito? Lasciamo perdere, andiamo avanti perché sempre questo video dura tanto solo per una parola. Oh, signore, non mi viene. Allora, non so perché l'ho messo anche questo, però vabbè, è dentro, lasciamo tutto mischiato. Questo è il fondotinta, quello cinese che ho preso su Amazon, che all'inizio dicevo no, non mi piaceva, bla bla bla, eccetera. Allora, diciamo che questo non mi è piaciuto molto, però quello che sto provando sulla mia pelle, infatti quello che ho addosso, che questo non so se lo vedete, è ottimo, mi sto trovando bene con quello, non so il perché. Con questo invece non mi sono tanto trovata bene. È il fondotinta coreano naturale che ho preso a 13 euro su Amazon. Questo qua mi è durato un bel po', però per me è un così così, in poche parole. Poi andiamo avanti, sacchetto finito. Ce la posso fare? L'ultimo, dai, l'ultimo, che sto video dura troppo, ok? Vado veloce. Questo qui, caffè ginseng, sono delle bustine, 10 bustine, sempre al Lidl. Mettete dentro l'acqua, mettete la bustina, lo girate e mischiate col cucchiaino e poi lo mettete nel microonde. Lo riscaldate. Oppure anche con un pentolino, ma di solito io faccio così. Mi sono trovata bene, cioè mi sono trovata bene, nel senso è buono e ve lo straconsiglio perché a me piace il ginseng e diciamo che è molto buono. Poi questo invece Espresso Milano Elegante, questo intensivo 7. Questo è buonissimo, è leggero e lo straconsiglio perché è molto buono, specialmente per chi vuole il caffè leggero e non forte. Questo è buono, lo ricomprerei di nuovo. Non è male. Poi, questo l'ho preso al... Ecco, ma non mi viene in mente, pure il nome non mi viene in mente. Bene. Pagato 2,50 euro del Bio Bounty. È praticamente il cioccolato che fanno al cocco. Però questo è da bere. Diciamo che questo sa più di cioccolato che cocco, per cui non lo ricomprerei, non è che mi piace molto. Però diciamo che pensavo molto più buono. Poi questo qui del Vernel, della lavatrice, sono 150 giorni, è un ammorbidente e questo è buonissimo perché lascia l'odore ed è molto buono, per cui questo ve lo straconsiglio. Lo trovate anche su Amazon. Questo è ottimo. Poi vado veloce. Questo qui, anche con questo mi sono trovata bene, non mi ricordo dove l'ho preso, ma credo che l'ha comprato mia mamma. Lo shampoo di tutti i capelli, di tutti i tipi di capelli. Questo sa di olio di avocado, è molto buono l'odore, ti fa i capelli morbidi e lisci, per cui anche questo è consigliato, se lo trovate compratelo perché è molto buono, in senso come prodotto. Poi ho preso questo qua, sempre alla Lidl, praticamente sono del Noodles Chicken. Questo così così, come prezzo e come gusto pensavo meglio, per cui è una via di mezzo tra un sì e un no, però sì, diciamo che può andare bene. Poi ricordo bene bene il gusto perché è passato un bel po' da quando li ho mangiati. Poi ho consumato questi qua della Sephora, che sono quelli che mi avevano regalato il compleanno 2 anni fa, 3 anni fa, erano un po' scaduti, e li mettevi, sono delle pastiglie che le metti dentro nel bagno.
Diciamo che ovviamente scaduti, secondo me, non davano avevano un odore proprio brutto, per cui questi sono bocciati. A prescindere che non mi piacciono, perché se sono quelle piccole fatte così, mi piaceva la confezione, ma non mi piace l'odore quando lo metti nella vasca. Qui c'è, inizia sempre a salire, poi le ultime due cose e finalmente abbiamo finito. Allora, correttore di Shea Glam, quello praticamente di Shein. Con questo, bene, mi sono sporcata. Con questo mi sono trovata bene, sia come applica, che è facile da applicare. Cioè, anche il colore è ottimo, come vedete. Infatti mi sono trovata bene e lo ricomprerei perché costa poco, ma è ottimo. Non è come gli altri dove comprate nei cinesi, sinceramente. Perché questo qua su Shein sono, secondo me, ottimi. Non brucia la pelle, poi io ho la pelle delicata. Occhi delicati, per cui guai quando io mi metto dei prodotti. E dico che questo è ottimo, sia gli ombretti che sto provando che sia il correttore, per cui ve li straconsiglio, provateli. Poi ovviamente uno dipende dalla vostra pelle. Ultimo prodotto, che è questo. Questo qui ve l'avevo fatto vedere anche in un video a parte. Questo qua è facile da mettere, ma sopra poi dopo non ti resta l'ombretto. Per cui scusate se respiro, ma i vicini stanno facendo rumore. E dato che sono qua vicino alla porta, si sente tanto. Spero che nel video non si sente. Per cui, se no dovrei andare in cameretta, che lì non si sente con la porta chiusa. Ma dato che la cameretta non è pronta, non c'è la postazione eccetera per registrare i video, sono in sala. Comunque questo qua è bocciato. Sto facendo 400.000 tagli di sicuro, perché giustamente fanno casino e devo continuare a stopparmi. È da più di mezz'ora che sto registrando questo video. Comunque questo è bocciato, non ve lo straconsiglio. Uno, per il prezzo, perché è troppo alto. Ce ne sono dentro 5, vuol dire che voi lo applicate una volta e poi l'altro lo buttate. Solo che è uno spreco perché poi rimane un po' di colore sopra, secondo me è uno spreco. Anche quando lo mettete sopra all'occhio non lo fa vedere tutto. Comunque mi dispiace, ma è bocciato. Quello marrone era molto molto bello, anche come mi stava. Però va bene, però diciamo che non mi è piaciuto molto, pensavo meglio anche da come parlavano le altre ragazze. Allora, detto questo, ho parlato fin troppo, il video è durato fin troppo, scusate per troppi tagli e l'interruzione o le voci che sentite. Io è meglio che chiudo qua il video. E noi ci vediamo al prossimo, per cui fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti che vi ho fatto vedere, se li avete provati e se li volete provare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!